Amici di Stadio Radio, siamo qui con il presidente dell'Africo Versace dopo il termine della partita fra Africo e Logri disputata qui al Comunale di Bianco è terminata 0-0 che ha sancito la qualificazione diciamo dell'Ogri in eccellenza, il salto di categoria. Presidente, intanto le chiedo una cosa, e questa è stata una partita che per voi insomma significava poco in termini di classifica perché la meritata salvezza l'avete ottenuta nella gara scorsa domenica. Sì, è stata una partita, ma tutte le partite dovrebbero essere tranquille, non c'era l'assillo dei punti, però c'era quell'agonismo interiore che ogni squadra quando incontra la capolista vuole fare una bella figura e quindi le forze vengono rafforzate e via. Un complimenti a Logri per la promozione che è avvenuta qui contro di noi. Io credo che sia stata una promozione meritata, è stata la squadra più forte, più competitiva, più organizzata e alla fine quella che ha prevalso. Per quanto mi riguarda, la mia squadra, l'obiettivo nostro era quello di salvarci in maniera tranquilla. Abbiamo sofferto un poco, abbiamo avuto un sacco di problemi a livello di strutture, eravamo senza campo per allenarci, senza campo per giocare e poi i dirigenti hanno fatto un sacrificio enorme, un ringraziamento va ai ragazzi che si sono impegnati fino ad oggi, però il nostro campionato è ancora continuo, abbiamo altre due partite in casa, per fortuna sono finite le trasferte e cercheremo di ottenere più punti possibili per aggrapparci un pochettino alle prime posizioni che ci darebbe un pochettino di soddisfazione. Presidente, vuole tracciare un bilancio dell'Africo in questo che è stato un ritorno nel campionato di promozione? Sì, l'anno scorso abbiamo vinto un bellissimo campionato di prima categoria, avevamo una bellissima squadra, noi eravamo una matricola nonostante avessimo disputato un sacco di anni in promozione, per essere una matricola credo che abbiamo fatto la nostra bella figura, anche se teniamo conto che a dicembre la squadra è stata rivoluzionata, se sono andati via tanti bravissimi calciatori, ne sono arrivati altri come Gaetano Morabito Antonio, lo stesso Marte, hanno avuto un'importanza notevole Mimmo Carbone, Francesco Maviglia, Morabito, Pietro e tutti quanti insomma. Io direi che è un bilancio positivo, molto positivo, anche se a un certo punto del campionato si potevano prospettare delle situazioni un pochettino diverse perché siamo riusciti a ottenere un paio di risultati utili che ci stavano proiettando verso altri obiettivi, però alla fine noi siamo contenti per questo. Presidente Versace, lei ha parlato di struttura prima, dunque le chiedo, in vista anche della prossima stagione, si potrà fare qualcosa anche ad Africo per non venire sempre a giocare qui a Bianco? Ma questo non dipende da noi, purtroppo la struttura è un impianto comunale, necessita adesso soprattutto dopo gli eventi atmosferici di novembre e quelli recenti di interventi consistenti, dovrà essere l'attuale, non dico amministrazione, la commissione straordinaria che c'è ad Africo a preoccuparsi e a porre l'attenzione anche sull'impianto sportivo, perché riteniamo che il calcio è l'unico motivo, l'unico momento di aggregazione che c'è, e se abbandoniamo pure quello mi sa che non va a finire bene. Peccato, però diciamo siamo arrivati fino in fondo, abbiamo fatto un grosso miracolo, abbandonato perché quest'anno siamo stati abbandonati anche dalle istituzioni ed è stato un miracolo essere arrivati alla fine del campionato con questi risultati. Lei ha tracciato un bilancio positivo per la stagione dell'Africa al ritorno in promozione, dunque le chiedo i progetti futuri per la prossima stagione? Ma i progetti futuri adesso dobbiamo sederci un attimo e ragionarci sopra perché non è facile mantenere la categoria, soprattutto non è facile se non vi è la collaborazione da parte di tutti i cittadini, degli esercizi commerciali e di tutti, perché sia a livello economico è un'impresa e sia a livello di strutture. Dobbiamo sederci un attimo e discutere, però godiamoci questo momento di felicità, poi penseremo al resto in seguito, in un momento successivo. Ringraziamo il presidente Versace per essere stato con noi a Stadio Radio. Grazie a voi, in bocca al lupo per la vostra trasmissione, state facendo un ottimo servizio pure voi, necessario per il calcio dilettantistico, grazie ancora.